Ci troviamo sullo spazio Pentole Agnelli, l'evento è degli svitati, insomma sapete esattamente di chi stiamo parlando, ma siamo qui col professor Fulvio Mattini che ci spiegherà in un evento fra pochi minuti praticamente come il vino evolve in bottiglia con la chiusura a vite. Ma infatti è una delle critiche, tra virgolette, che viene un po' mossa, no? Nel senso, effettivamente se io mi ritrovo in bottiglia lo stesso vino che ho un mese dopo la chiusura, a questo punto lo bevo subito. Effettivamente com'è la questione? In realtà la questione è un po' diversa, perché il vino è conservabile, ma non è stabile. Naturalmente evolve nel tempo, continuamente, sprigionando una serie di caratteristiche nuove, che sono soprattutto la liberazione del potenziale aromatico legato, che non si manifesta durante la fermentazione, ma richiede anche molti anni per esprimersi, e l'integrazione degli aspetti gustativi verso delle note più armoniche, più fini. Queste di per sé non hanno bisogno dell'accesso di ossigeno, sono legate più alla temperatura di conservazione, alle modalità di conservazione e stoccaggio. E le chiusure, come molti tappi di sughero per esempio, ma anche tanti tappi di agglomerato, no, di conglomerato di bassa qualità, fanno passare molto ossigeno. In questo caso, a quella che sarebbe l'evoluzione naturale del vino, che comunque si sviluppa, si possono abbinare delle contaminazioni, se la chiusura cede qualcosa, delle rimozioni, quando la chiusura assorbe dei composti che invece dovrebbero restare nel vino, e soprattutto affianca un invecchiamento ossidativo a quello, diciamo, naturale del vino. Attenzione, l'ossidazione non è una parolaccia. Il mondo è pieno di vini ossidativi di bellissima qualità. Quindi però se uno vuole un magnifico bicchiere di Marsala Vergine, prende il Marsala Vergine. Se vuole invece fare un Pinot Nero o un Sauvignon o un Soave, probabilmente non vuole fare un Marsala e neanche un Vin Jean della Jura o qualche sherry, no? Quindi è legittimo ed è una scelta del tutto, anzi storica e valida, fare dei vini ossidativi, però se voglio fare un vino naturale non voglio che l'aroma dell'ossigeno prevalga, perché c'è un dettaglio. Le reazioni ossidative vanno nella stessa direzione per tutti i vini, cioè nel tempo tutti i vini vanno verso le stesse note. Ma allora cos'è che fa cambiare così tanto un vino tappato a sughero? Perché nel test di prima abbiamo visto che due Soave e tra l'altro due vini piemontesi bianchi erano completamente differenti. Sono delle eccessioni dei composti da parte del sughero e anche dell'assorbimento di qualche aroma, che nel rosso si notano poco, ma nel bianco, che punta tutto sulla finezza, possono disturbare, perché il segreto per fare un vino di assoluta qualità è non aggiungere nulla che disturbi. Quindi di un vino bianco riserva, che lentamente si affina e diventa particolarmente armonico, però rimanendo un vino, diciamo, di intensità non enorme, qualsiasi elemento esterno che arriva, delle note maderizzate, delle ossidazioni, dei composti fenolici ceduti dal tappo, eccetera, non sono di per sé cattivi, ma interferiscono sulla pulizia, la semplicità, la coerenza della matrice. Ovviamente un test impossibile è quello di comparare un vino col tappavite fresco e un vino di tappavite per 10 anni, perché ovviamente il vino imbottigliato 10 anni prima è comunque un altro vino. In cosa dobbiamo aspettarci l'evoluzione più precisamente? Sui profumi, sul gusto, su entrambe le cose? Allora, soprattutto in particolare per i vini bianchi è interessantissima l'evoluzione dell'aroma. E un elemento che differenzia i vini ordinari dai vini fini, dai vini premium, è proprio che le uve dei vigneti migliori e con una resa sufficientemente moderata e in condizioni agronomiche perfette hanno un potenziale aromatico, cioè inespresso, cioè sono ricche di composti che non si percepiscono, ma hanno bisogno di molti mesi per formarsi nel vino. Non sono garantiti, ci sono solo nelle partite migliori. Quelle partite hanno il potenziale di evolvere e diventare più ricche, più espressive. Di solito si cerca che non ci sia una nota dominante, ma che ci sia una ricchezza in maniera da
da avere il desiderio di degustare più volte lo stesso vino e trovarsi ogni volta delle espressioni diverse. Non è garantito, lo fai solo da un vino di qualità, però qualsiasi cosa omologante che vai a aggiungere tendenzialmente può compromettere o ridurre il risultato. E questa cosa vale anche per i rossi, ovviamente. Vale anche per i rossi. La cosa importante è che non esiste il concetto che il vino chiuso completamente non evolva, perché sono reazioni chimiche, sono reazioni di idrolisi, di liberazione, eccetera, che avvengono a prescindere. La presenza di ossigeno le rafforza e poi le altera sommando altre reazioni che danno queste note che si dice da Madeira, no? Sì, perché sì. Si dice nota da Madeira? Perché qualsiasi vino che evolve in maniera ossidativa prende quel tipo di composti, gli stessi che si formano in Madeira, sì. Bene, noi siamo veramente curiosi di sentire il suo intervento e quindi grazie mille. Bene, grazie a voi.